È uno dei punti di passaggio nel periodo estivo di maggior afflusso, con pedoni e ciclisti che lo attraversano ad ogni ora della giornata. Nella mattinata per recarsi nelle spiagge del Lido o dell'Arzilla, il pomeriggio per l'ora dell'aperitivo e di sera per frequentare i baretti o i locali che fanno musica fino a tarda sera. È il passaggio pedonale detto Carla, meglio conosciuto dai più per il ponticello sull'Arzilla, utilizzato da migliaia di persone, non solo d'estate, ma anche d'inverno, alle volte anche impropriamente, come ci è capitato di constatare stamattina da parte di uno scooterista. Costruzione e manutenzione, bene dirlo, non sono del comune di Fano, ma bensì della provincia fin dal 1983. E oggi, purtroppo, le sue condizioni sono queste. Calcinacci a vista, balaustre distaccate e quindi insicure, calcestruzzo che ormai si sfarina solo a guardarlo, giunzioni che sono più di un pericolo che una sicurezza. Inciamparci è la cosa più facile che vi può accadere. Pensando a quante persone, turisti e anche viaggiatori, lo attraversano anche in queste prime domeniche di sole, ci viene da pensare che lo stato di assoluta incuria e degrado nel quale versa non sia proprio il miglior biglietto da visita per Fano. Ma volendo tralasciare l'aspetto estetico per un momento, ma solo per un breve momento, perché la cura delle proprie strutture per una provincia a vocazione turistica dovrebbe venire al primo posto, è la sicurezza che grida vendetta. Bambini di ogni età, sia a piedi che con ogni mezzo, biciclette, pattini, skate, hoverboard, tanto di moda adesso, lo attraversano quotidianamente. E se uno di questi si ferisse su questi arrugginiti tondini esposti in ogni punto del passaggio, corrimano compreso, tetano assicurato. E che dire poi se un anziano si dovesse casomai appoggiare per sostenersi, caduta assicurata. Una considerazione sullo stato di salute di questo ponte? Beh, si vede, non è che c'è tanto da commentare. Bisognerebbe metterlo a posto. Sì, sì, un controllo, un'aggiustatina, sono anni che è così, sì, è un aiuto per noi. Sull'utilità va bene, sullo sì, stato sì. Di salute? Insomma, dai. Un'aggiustatina. Anche come... Come estetica, insomma, la gente viene qui, vede Fano, tante belle cose, poi trova queste cose così, insomma. Non va. Sì, adesso che poi ci avviciniamo alla stagione estiva, dove ci sono i turisti, no? Farebbe bene. La manutenzione, ci fanno sapere dagli uffici del comune, è a carico della provincia che, dato lo stato del ponticello, non deve essere stato sicuramente ultimamente il suo primo pensiero, ma che, vista la recente sollecitazione dei nostri uffici tecnici, lo diventi quanto prima. Sì, ma prima che qualcuno si faccia male davvero, però.